Come abbiamo annunciato, facciamo l'opposto per quanto riguarda il rapporto recitazione-spiegazione. Trattandosi di una canzone, cioè di un componimento più complesso del sonetto, anticipiamo la spiegazione e lasciamo per ultima invece la recitazione con cui si chiuderà tutto questo nostro primo incontro con Petrarca. Chiare, fresche e dolci acque, la celeberrima canzone. Ora, la canzone è per struttura, come potete già notare dal testo più complesso del sonetto. Qui è in 5 strofe, ma può essere anche di 7 e di più. È composta da versi di diversa lunghezza e sono in rima fra loro, cioè versi da 11 sillabe o di 7 sillabe. E già questo crea quell'effetto spola che noi sappiamo essere poi tipico di tutta la psicologia emozionale e intellettuale di Petrarca, con questo che abbiamo già visto nei sonetti, aperture e chiusure, e questo elemento appunto ondulatorio fra opposti anche sponde. La poi canzone finisce con un piccolo saluto del poeta alla canzone stessa. Se tu avessi ornamenti quanta hai voglia, potresti arditamente uscire del bosco e gir andare in fra la gente. Queste chiuse sono tremende se pensate che creano un maggior senso di solitudine. Il poeta sta, diciamo, parlando, comunicando sostanzialmente solo con la sua composizione. E si vede anche bloccata la possibilità che decolli verso quel pubblico presso il quale potrebbe anche trovare accoglienza e intesa. Quindi Petrarca ci lascia sempre con un dubbio, con un punto interrogativo e ci rimanda anche sempre l'immagine della sua assoluta solitudine. Allora, e la struttura l'abbiamo pressoché capita e possiamo procedere, per esempio, nel dire che il senso, per esempio, di tutta questa composizione è dato proprio dagli ultimi due versi prima del commiato alla canzone stessa, perché riassumono in maniera semplicissima, lineare, come sempre in Petrarca, il concetto base. Da indi in qua. Mi piace questa erba, erba ovviamente pars pro toto, si dice una parte per dire il tutto, ovvero sia questo luogo ameno nel verde di Valchiusa, questo è tutto il senso, ma ovviamente è molto più sintetica questa erba, sì che altrove non ho pace. E quindi l'appello che subito noteremo nella prima strofe è veramente intenso che lui fa alla natura, al luogo di Valchiusa, è un appello affinché, è un appello già di lode nella prima strofe della bellezza del luogo, che è chiamato quasi appunto proprio un appello, punto su punto, sono chiamate le chiare fresche acque, è chiamato il gentil ramo, anche qui pars pro toto, la parte per il tutto il tronco, diciamo, dell'albero, no? È chiamata appunto l'erba, è chiamata l'aer, sacro e sereno, no? Quindi si fa appello e nella recitazione ovviamente chi ha letto tutto il senso sa che tutta questa descrizione, che questa invocazione, questa perciò rievocazione anche dell'ambiente, della sua esperienza affettiva, e esiterà invece in una conclusione che poi porta all'argomento delle prossime due strofe, cioè al tema della morte. Infatti, conclude la prima strofe: date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Quindi nella recitazione, noterete, non si fa un'astrazione da tutto il senso del contesto poi in cui,
questo appello viene fatto, quindi non deve essere fatta in senso ottimistico, descrittivo, impressionistico, orrore, orrore per il Petrarca, ma appunto nel contesto poi conclusivo della strofe, che è come una specie di sorpresa anche da parte del lettore, di scuotimento. Se analizziamo poi, come desidero che voi facciate, il percorso logico appunto, no, di questa descrizione, le chiare, fresche e dolci, tre aggettivi addirittura per indicare queste acque dove le melle membra, guardate cosa c'è a capo del terzo verso, pose, pose, il verbo pose, quindi chiare, fresche e acque. C'è una la fluidità di tutto questo, e poi invece questo pesantissimo pose, colei che sola me pardonna, questo è per dire le acque, gentil ramo, anche qui avete capito, vuol dire albero, appunto, ove piacque con sospir mi rimembra, non poteva mancare un sospiro naturalmente, a lei di fare al bel fianco colonna. Quindi il nostro ramo si trasforma in una colonna presso la quale si è appoggiato il bel fianco. Vedete sempre come appunto questa, diciamo, indeterminatezza, Laura, non l'abbiamo mai tutta insieme, diciamo, no? O l'abbiamo molto vaga, le belle membra. E qui appunto il fianco si continua con erba e fior, che la gonna, e guardate cosa c'è a capo. Leggiadra, leggiadra. Questo scindere l'aggettivo e metterlo in primo piano rispetto al sostantivo gonna è ovviamente una sottolineatura di questa bellezza evocata dalla gonna, che la gonna quindi leggiadra ricoperse con l'angelico seno. E qui c'è un'ambiguità fortissima. E forse anche spesso un errore, diciamo, dal punto di vista formale, fatto da, ho visto anche i commentatori in internet. Il seno qui è il sinus latino e indica proprio la falda della gonna. Certo, c'è una ambiguità sottesa, c'è la possibilità di dire la parola seno, perché nei sottosignificati di sinus, il primo appunto è falda, piega, quindi ponte ausino, appunto, no? Abbiamo comunque il significato anche di seno. E perciò qui siamo sempre in un terreno molto interessante in cui diciamo scivolano i significati. Certo, diciamo quello primo è la gonna con l'angelico, appunto, falda, quindi è questo rovesciarsi, appunto, della gonna sull'erba. Aer sacro, sereno, ove amoro, coi begli occhi, il cuor mi aperse. Quindi anche qui, sempre nella parcellizzazione del corpo di Laura, adesso ovviamente quello che domina tutto il canzoniere, e anche già che abbiamo conosciuto il miniatore Giulio Campagnola, e anche le miniature di Giulio Campagnola, gli occhi di Laura, naturalmente. E questo aer era sacro, tutto era sacro, sereno, leggiadro, appunto. E qui, a questo punto, ci troviamo però, dopo questo appello che tenta un decollo di rievocazione, ha invece la finalità di questo appello: date udienza insieme appunto alle dolenti mie parole estreme. Quindi tanta leggiadria, tanta gentilezza, esita poi nell'aggettivo dolenti mie parole estreme. E quindi di accordo ai significati delle prossime due strofe, in cui c'è una proiezione nel futuro per lui di morte. Quindi qui si sviluppa il concetto: se l'è pur mio destino, il cielo in ciò si dà da fare,
che amore chiuda questi occhi lagrimanti, sono gli occhi lagrimanti, naturalmente, perciò non lagrimando amore, d'accordo? Qualche grazia, qualche persona piena di pietà, il meschino corpo, anche qui notate il rilievo dato al corpo, perché è all'inizio diverso, fra voi ricopra e torni l'anima al proprio albergo ignuda. Quindi l'appello qui, il desiderio, è che questo suo corpo sia ricoperto, perciò sia sepolto nella terra di Valchiusa, nella terra del loro incontro. Quindi qui la strofe è nettamente scissa nelle due parti perfette, omogenee, qui si chiude il concetto e anche il punto, dopo ignuda, e la riflessione esplicita. Se sarà così, la morte sarà meno crudele, meno amara. La morte sarà meno amara se porto questa speranza, speme, se porto con me questa speranza. A quel, e qui anche il dubbio dei dubbi, sappiamo come Petrarca non possa prendere una risoluzione costitutivamente, diciamo, no? E sul tema della morte mi pare molto interessante questo dubbioso passo e anche l'ambiguità di questo aggettivo dubbioso. L'ambiguità è anche un non volersi esprimere, un lasciare le cose così nell'incertezza, no? A questo dubbioso passo, che lo spirito lasso, lo spirito ormai stanco, non potrebbe mai in un più riposato porto, né in più tranquilla fossa, quindi un porto riposato, ecco qui gli aggettivi invece del sollievo di trovarsi in un posto in cui possa avere riposo, in cui essere tranquilli solo nella morte, solo nella sepoltura, nella valle di Valchiusa, e lui sarà appunto felice. E quindi si conclude questo concetto, non c'è porto né fossa più felice in cui io possa accettare, no? Fuggire la carne travagliata e l'ossa, possa accettare la morte. A questo punto una proiezione ulteriore nel futuro, un passo avanti, un coinvolgimento della stessa Laura e una, diciamo, mobilitazione dell'emozione in senso drammatico. Tempo verrà ancora forse che l'usato soggiorno, quindi si insiste su questa continuità della presenza dei loro incontri in quel luogo, che all'usato soggiorno torni la fera bella e mansueta, Laura per l'appunto. E là, ov'ella mi scorse nel benedetto giorno, e noi abbiamo letto il sonetto proprio benedetto sia il giorno, il mese, punto, vi ricordate, no? Il benedetto giorno del nostro incontro, in fondo siamo sempre ancorati, fissati per l'eternità a quel momento, a quel punto, a quel giorno, che è rimasto il giorno in assoluto, che si ripete continuamente ad ogni incontro, evidentemente, no? E là, ov'ella mi scorse nel benedetto giorno, verbo ovviamente, quindi torni era al terzo verso e al sesto, sì, scusi, torni è al terzo verso e volga è terzo al settimo, perciò siamo nel punto prospettico praticamente, no? Dei 13 versi, no? Quindi all'inizio di verso e verbi appunto di movimento, torni, volga, e quindi volga la vista disiosa e lieta, anche qui i soliti contrasti petrarcheschi, no? E questa visita disiosa e lieta, e poi il bellissimo sempre all'inizio del verso, cercandomi, che è molto simile al che legato m'hanno, no? Che avevamo commentato nel sonetto precedente. Cercandomi, ecco la rievocazione
del momento più felice di lei che arriva all'appuntamento e pensa di trovarlo. E adesso diciamo il massimo del pathos e pietà, già terra fra le pietre, vedendomi, anche qui sempre verbi molto importanti di azione all'inizio del verso, amor di spiri in guisa che sospiri, e a questo punto il tema religioso, sì dolcemente, che mercé, che impetri grazia per me, e faccia con questa sua preghiera forza al cielo, con un ultimo atto bellissimo di seduzione nei confronti del cielo, asciugandosi gli occhi col bel velo. E a questo punto c'è questo slittamento dalla seduzione del cielo alla seduzione di tutta la strofe, appunto, quarta, in cui viene evocata in tutta temporalità la visione statica di Laura sotto la pioggia di fiori. E quindi ecco qui la scioltezza, la magia, di questa descrizione dai berami scendeva dolce nella memoria, è sempre un grande recupero di memoria. E poi vedremo dove esita poi tutto questo recupero di memoria, di ricordi. E dai berami scendeva dolce nella memoria una pioggia di fior sopra il suo grembo, isolato ed ella si sedea. Umile in tanta gloria, coperta già dall'amoroso nembo, lingua semplicissima come vi sentite. Prima parte appunto della strofa, nella seconda più movimento, dove la vezzosità, la leggiadria, la bellezza, l'impalpabilità quasi, no? Di questo aleggiare dei fiori, ci viene così descritta, qual fior cadeva sul lembo della veste, appunto, qual sulle trecce bionde, che erano forbito, che d'oro erano, che d'oro forbito e perle quel dì erano a vederle. Quindi questo biondo bellissimo. E qual, quindi vedete questa serie di qual fior, qual sulla treccia, qual si posava in terra, adesso c'è questo errare addirittura dei fiori, e qual sull'onde, quindi anche qui gli spazi che si dilatano, come vedete, in modo anche qui indeterminato, ma si dilatano, qual con un vago errore, ecco, un piccolino che si perde, girando, ecco, questo è quasi sospeso per aria. Vedete dunque le capacità di descrizione, di variazioni che ha Petrarca e la levità con cui tutto questo viene espresso, girando pare a dire qui regna amore. È intatta. Questa strofe non ha alcuna più allusione di morte o di sofferenza come le precedenti. Resta isolata in tutta la capacità di evocazione della visione statica. E adesso c'è il commento. Quante volte dissi io allor? Quindi questa non è un'immagine, una è tanto, è un'esperienza continua che si ripete come il benedetto giorno. Quante volte dissi io allora, pien di spavento, lo spavento dell'innamorato. Costei per fermo nacque in paradiso. Ed ecco qui già la contaminazione che abbiamo già notata nella strofe terza, sì, terza, la connessione con il paradiso. E perché, che cosa aveva fatto? Abbiamo pronunciato, dove porta tutto questo ricordo? Così carico di oblio, questo porta quasi allo svuotamento di se stesso, allo smemoramento assoluto, all'uscire da se stesso, all'annientamento totale, si potrebbe dire, no? Così carico d'oblio, e adesso
altre caratteristiche di Laura, il divin portamento e il volto e le parole e il dolce riso, ecco, quasi elementi che vengono a perfezionare e anche così sempre però in un settore quasi metafisico, diciamo, no? E che cos'è questa Laura, no? Allora, tutte queste cose fanno da soggetto il divin portamento e il volto, le parole e il dolce riso, appunto anche questa scissione fra volto e dolce riso, abbiamo detto sempre questa parcellizzazione corporea, è come se non si riuscisse a descriverla tutta, no? E il verbo m'aveano, m'aveano, così carico d'oblio, mi avevano caricato d'oblio, il massimo appunto della visione e anche la mia elaborazione mi fanno arrivare all'oblio. E si diviso, ecco la scissione poi dall'immagine vera, che io dicevo sospirando, qui come venni io e quando, credendo essere in cielo, non là dove era. Ecco. E quindi questo senso di totale sbalestramento e sovrapposizione della natura terrestre con la natura celeste di questa esperienza. Da indi in qua, da allora in poi, mi piace questa erba, questo luogo, questo particolare luogo che ha assistito a tutti i loro incontri, a tutte queste estasi, sì che altrove non ho pace. Ed ecco la conclusione. Se tu avessi una mente quanta hai voglia, potresti arditamente, dice, no, uscire dal bosco e andare fra la gente. Ma invece resti qua, chiuso nel mio libro. Bene, è tutto. Adesso sentirete la interpretazione, ok? Grazie dell'ascolto.